Amici, ci siamo. È uscito il primo teaser trailer di Percy Jackson, della serie di Percy Jackson che uscirà su Disney Plus. Mi sembra questo Natale, se non ricordo male. Sono molto, molto in hype, perché per adesso quello che ho visto dietro le quinte, anche il primo teaserino mi ha messo un po' di hype. Qui finalmente vedremo qualcosa di più, dura già 1 minuto e 30. Vediamo un po' cosa ci vanno a proporre. Molto grigio da subito tutto. My name is Eccolo. Percy Jackson. A me lui Am I a piace. troubled kid? Yeah, you could say that. Il quizzino. Bad grades. Bello che ti faccio vedere. Boys. All the normal stuff. And then there's some Professor stuff Grover. that's maybe not so normal. La penna? You saw something. Something that Oh! no one else could see. Quella sarà la mamma, immagino. The stories that I have told you about Greek gods and half-bloods, they are real. Però deve essere Zeus. Mrs. Jackson, things have changed. This is all developing a lot faster than we anticipated. Over, why is there half a goat in your pants? So the Ma important quello ci thing sta is not come to effetto, panic. non avevo dubbi. Percy Jackson. Il campo mezzo sangue. Expecting you. Bello. The last of all. Has been stolen. That is your quest. La memoria non mi inganna. What I taught you. You're gonna need to be brave Aia. Now. Ah, ma proprio così, spoiler. Amici, sì, assolutamente sì. Tra l'altro, due episodi, premiere da due episodi il 20 di dicembre, quindi si parte subito con il botto. Caspita, bello, bello, mi piace tanto, è esattamente quello che speravo. Mi sembra un ottimo primo sguardo, c'è tutto quello che vorrei, e effettivamente mi sembra che stavolta abbiano adattato le cose come si deve. Abbiamo visto tantissimi passaggi dal libro e soprattutto tantissimi passaggi che nei due film disastrosi che avevano fatto uscire un po' di anni fa erano stati saltati a pie pari. Per adesso mi sembra veramente tutto ottimo. Lui mi piace, sì, non ha i capelli uguali, che cazzo ne frega, per me è già Percy, non ho alcun tipo di problema con lui, assolutamente mi piace da morire e soprattutto mi piace il fatto che sia lui, ma soprattutto tutti gli altri attori siano un po' più piccoli e abbiano l'età giusta, perché devono essere ragazzini. Il Percy Jackson dei film erano già troppo adulti, cioè comunque troppo adolescenti, soprattutto nel secondo e erano cresciuti già tanto. Qua loro vogliono tanto puntare sull'effetto Harry Potter, sull'effetto Stranger Things, ovvero introdurti un cast corale di personaggi e mostrartelo mentre cresce nel corso degli anni. Così che tu ti possa affezionare maggiormente a loro, una cosa che abbiamo visto, è proprio un sistema che funziona e probabilmente funzionerà anche qui. Tra l'altro molto carino come hanno rappresentato la sua dislessia, soprattutto con tutte le lettere che si muovono, mi piace davvero tanto. Grover ci sta, assolutamente, e lui per quel che mi riguarda, l'avevo già detto anche prima, era la penna che vibra, insomma. Volevo andare su alcune cose. Mi sfugge adesso il nome della professoressa, dovrei farmi una rilettura, però ci sta, guarda, già minacciosa, presto la vedremo trasformare. È già lei? Sì, credo che sia lei. Allora, a livello di effetti speciali, da quello che stiamo vedendo, mi piace. E, come dire, no, ho un pensiero in mente, non so come dirlo. È leggermente pupazzoso, ma pupazzoso nel senso buono per quel che mi riguarda. Nel senso che non è over realistico, perché abbiamo comunque questo corpo, proprio con questa testa che è quasi un po' caricaturale, sembra quasi la testa di una bambola gigantesca, però è esattamente quello che voglio. Quindi a me questo stile, se fanno così tutti i nemici, mi piace tantissimo, per me è veramente perfetto. Allora, questo è l'Olimpo, mi piace tantissimo l'Olimpo, mi piace tantissimo Zeus. Peccato perché, ahimè, a me Lance Reddick è un attore che piace tantissimo, ma ahimè, l'attore è morto quest'anno. Quindi questo è già un recast che andrà fatto. Per fortuna, all'interno della lore, essendo che sono letteralmente divinità che possono assumere qualsiasi aspetto essi vogliano, è molto facile giustificare un cambio di cast. Mi dispiace tanto perché è un attore che mi piace tantissimo, mi sarebbe piaciuto vederlo tanto. Lo vedremo in questo ruolo.
però appunto mi dispiace che non continueremo a vederlo per le ovvie ragioni. Per il resto però l'Olimpo mi piace tanto, cioè già da solo questa prima immagine ha quel senso di sia antico, perché tutto consumato, non è tutto nuovo di zecca, anche il suo scranno è tutto consumato dalla pietra e tutto quanto, però ti dà quel senso di imponenza e non sembra neanche eccessivamente finto, quindi per me approvato. Eccolo qua, il campo mezzosangue, mi piace, sa tanto di campo, ti stanno mostrando un po' di più anche le altre case, cosa che nel primo film erano un po' mancate, mancava un po' l'essenza del campo mezzosangue. Mi piace anche che siano abbastanza realistici, nel senso è esattamente così che deve essere, con la loro maglietta e l'armatura sopra, che però non stona minimamente, cioè capisci che è un campo estivo alla fine, perché questo che deve essere, però è un campo estivo ispirato comunque alle leggende greche. Questa dovrebbe essere Clarice, perché è vestita come Ares / Marte, quindi penso sia lei. Guarda qui, anche questo, ecco, io questo voglio vedere, non vedo l'ora di vedere l'aspetto divino, l'aspetto dell'altro mondo per quel che riguarda questa serie, perché queste cose mi mettono molto hype, vedere questi ragazzini che esplorano questi mondi in un contesto urban fantasy, che è un po' quello che mi aveva anche fatto innamorare di Harry Potter all'inizio, ed è la ragione per cui Percy Jackson ha avuto il suo successo, questo contesto urban fantasy, è quello che voglio vedere di più. Qualcosa che non sia Meryl Streep con gli occhiali, ecco, okay, con tutto rispetto per Meryl Streep. Qua possiamo dare un'occhiata alle statue, perché si trovano sicuro, direi, nel covo di Medusa, che già qui viene, non è come nel film, che era soltanto un negozio, ma sembra che abbiano un po' esplorato maggiormente questa cosa. Si vede che è una caverna dove sono un po' un deposito dove viene custodito tutto quanto, mi piace. Questo immagino che sia il casinò, il fiore di loto, non mi ricordo come si chiamava il casinò dove rimanevano intrappolati per tipo giorni e giorni. Diamo poi uno sguardo ad non so mai se chiamarlo Ares o Marte o quel che è, con la sua moto, figo. Questo non mi ricordo cosa sia, ho un vuoto di memoria, devo rileggermi assolutamente i libri. E anche sti cosi, che cazzo sono sti cosi qui, sembrano delle mummie altissimi, non ho idea di cosa sia, ricordatemi nei commenti cosa caspita è sta cosa. È molto figa però. Annabeth mi piace, sono molto curioso di vederli interagire, già da questo primo trailer tutto il trio mi dà dei buoni vibes, non me ne frega un cazzo che abbiano cambiato l'etnia, perché tanto voglio dire non cambia nulla, ma finché uno dei genitori è Athena, che Athena può avere qualsiasi aspetto umano, va benissimo, cioè proprio per quel che mi riguarda Percy Jackson è proprio l'unica saga dove non importa minimamente l'etnia dei personaggi, perché potrebbero essere letteralmente chiunque. Qua abbiamo il parco di divertimenti, non vedo l'ora di vedere Marte e Afrodite che ciucciano malissimo. E si conclude con quello che vedremo sicuro nella prima puntata, l'attacco del Minotauro. Molto bello, mi piace l'effetto della spada, che non è una non è la classica spada che esce dal manico, tipo una spada laser, ma si forma a mezz'aria, è molto interessante. E qua lo vedremo che si mena con il Minotauro. Figo. Ragazzi, sono soddisfatto, sono estremamente soddisfatto. Secondo me questa serie ci darà delle belle soddisfazioni e potrebbe tranquillamente diventare uno dei cavalli di battaglia di Disney Plus in questa nuova generazione. Anche perché, appunto, finalmente il grande pubblico potrà scoprire Percy Jackson come si deve e non con quella ciofeca dei film che, come vi ricordo, ho già trattato in ben due, non ha senso. Un po' cosa dicono i commenti. Incrocio le dita affinché questo show diventi grande quanto Stranger Things o Wednesday, la serie di libri assolutamente fenomenale e ho grandi speranze per lo spettacolo. C'è molte persone che sperano che vada bene, sono d'accordo. C'è qualcuno che dice che questo trailer da solo è già migliore di entrambi i film messi insieme. Sono assolutamente d'accordo. Bom, ragazzi, sicuro arriverà qualche altro trailer già secondo me il prossimo mese o al massimo a novembre, perché comunque alla fine mancano pochi mesi, stiamo parlando di dicembre, quindi sono cosa 3 mesi. Ovviamente appena uscirà la serie io la tratterò sul canale, ci farò un video, non penso che la tratterò puntata per puntata perché non ho occupata, ma sicuramente ne parleremo, ho molto hype, ditemi la vostra, soprattutto se siete fan di lunga data dei libri, come vi è sembrato questo primo teaser, vi è sembrato fedele, siete entusiasti, vi aspettavate di meglio, ditemi un po' la vostra.
Per ora da me è tutto, io come al solito vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!